Con il blocco del canale di Suez, il mondo si è accorto dell'importanza per l'economia delle spedizioni marittime. Ma quanto costa attraversare il canale di Suez? L'abbiamo chiesto all'amministratore delegato della Messina Lines, Ignazio Messina. Una domanda che in tanti mi hanno chiesto di farle è: ma quanto costa attraversare il canale di Suez? Allora, con una nostra nave, sì, con la nostra nave che vede nella foto, che è lunga 240 metri e larga 37 metri e mezzo, in base alla stazza e in base al numero dei contenitori che sono, diciamo, non uso un termine, diciamo che sono caricati sulla coperta della nave, quindi si chiamano tiri dei contenitori, se al quarto tiro, al quinto tiro, al sesto tiro, paga sempre una percentuale in più, ma faccia conto che oggi transitare una volta nel canale di Suez ci costa $360,000. Quindi a venire giù 360.000 e a tornare su 360.000. E ovviamente immagino che il viaggio all'andata, chiaramente la nave sia piena in qualche modo, e anche al ritorno viene ottimizzato, immagino, il trasporto. Sì, però un'incidenza notevole, se fa $360,000 su 2.000 contenitori può vedere quanto incide su un singolo contenitore. È un costo molto importante. E quanto costa in più la circumnavigazione dell'Africa? Guardi,